Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi vi presento il modulino Versus. Ed è questo, realizzato veramente con pochissimo materiale. Avete bisogno solo delle Super Duo, delle 11.0 da Miyuki e di una perla da 8 mm. Sono molto leggeri. Volendo, può essere anche come doppia faccia, basta mettere un anellino in più e così si gira. La manachella preferito che sia proprio semplice. E adesso vi farò vedere invece il ciondolo, perché siccome ho visto che questo modulino si può realizzare anche più grande, mi è venuta l'idea di realizzare anche il ciondolo con un modulino più grande e uno più piccolo attaccati uno dall'altro. Per attaccarli è facile, basta che mettete in questa posizione, vediamo se ci riesco, ecco, e qui io li ho attaccati in questo punto, vedete? Non è una cosa difficile. E per chi volesse realizzare gli orecchini con le stesse colorazioni, io ve le posso dire. Intanto queste sono le Spadone Neon del colore Lemon, anche se sono un po' verdi così, ma sono lemon. Le Super Duo Powdery Pastel Peach, come vedete, queste altre sono sempre le Neon Blu e queste altre sono le Mad Velvet Mushroom, si chiamano così, e una perla da 8. Se volete, perché si può anche non metterla, è bello lo stesso. Come filo utilizzo un Fireland 016 e adesso iniziamo a lavorare. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto: se volete realizzare il ciondolo, il modulino più grande ha la partenza di 7 Super Duo, invece questo piccolo, che è uguale a questo degli orecchini, ha la partenza di 5 Super Duo. Ecco tutto qua. E adesso partiamo. Prendete un Super Duo ed entriamo in un foro qualsiasi. Lasciate un po' di filo, così poi in modo che si possa fare. Speriamo che si veda bene, perché di solito questo colore neon un po' non si vede bene, non prende a fuoco, ecco. Speriamo che non viene sfocato. E adesso prendiamo 3110 ed entriamo nell'altro foro della Super Duo. E bisogna posizionarle in questa maniera. Adesso altre 3 11.0, un'altra Super Duo e altre 3 11.0. Così. Okay. Mandate tutto giù, dopodiché si rientra nell'altro foro della Super Duo e tirate sempre bene. Una volta posizionate in questa maniera, si continua. 3 11 0, la Super Duo e altre 3 11 0.
Ma la detta giù. E rientriamo nell'altro foro. Così, vedete? E si ripete questo finché si arriva a un numero di 5 super duo. Dopodiché si fa un nodo. Va bene? Ci vediamo dopo. Ed ecco, una volta finito il giro, ci troviamo così, vedete? Quando inserite l'ultima super duo, dovete prendere sul lago anche 3 11 0, così chiudete si chiude a cerchio e vi trovate così. Dopodiché bisogna uscire dalla prima, vedete, 11 0 che si trova vicino alla super duo, è la prima del gruppo da 3 qui, vedete? Adesso dobbiamo prendere altre 3 11 0 ed entriamo subito dopo nell'altra 11, quella che sta nel mezzo, così. Posizionate bene le 11 0. Adesso altre 3 11 0 ed entriamo, ci colleghiamo con la terza 11 0 qui. Le posizionate bene anche queste, così, vedete? Ecco che ha messo a fuoco. Adesso prendiamo 2 super duo e ci colleghiamo con la prima 11 0. Così. Adesso sempre 3 11 0. Ci colleghiamo con la prossima 11. Le posizioniamo bene. E adesso altre 3. E ci colleghiamo con l'ultima. Come vedete è molto facile. E sarà così fino alla fine dell'orecchino. Le posizionate sempre bene, così. E adesso altre 2 super duo, ci colleghiamo con la prima, vedete? Ecco, sempre così tutto il giro e ci vediamo dopo. Adesso con l'inserimento delle ultime 2 super duo ci colleghiamo come sempre con la prima delle 3, vedete? Dopodiché bisogna salire, ecco, prima ci colleghiamo e adesso bisogna salire finché si esce da questa, vedete, questa che sporge, questa 11 che sporge, si passa quella di sopra e ancora l'altra di sopra ancora. Vedete che si nota? C'è questa che sporge, è qui che bisogna salire. Così, vedete? Adesso questo giro è così. Una 11 0, una super 2 e altre 3. 11 0. Si manda tutto giù. Si rientra in quest'altro foro della super 2 e adesso si prende un'altra 11 e ci colleghiamo sempre con la 11 0, quella che sporge, che è più margine,
E qui entriamo anche, vedete, nella super duo foro alto, che troviamo subito dopo. Così, vedete? Adesso tra queste due super duo mettiamo un'altra super duo. E lo stesso da qui entriamo anche nella, vedete, nella 11 che svolge. E tirate sempre bene. Adesso 1 11 la per 2 3 11 mandate tutte giù, si rientra nell'altro foro e si prende un'altra 11 e ci colleghiamo con la 11 ultima, questa che sporge. Vediamo anche la super 2. Adesso la super 2. Ed entriamo, ci colleghiamo anche con la 11.0. Vedete, sempre così. E tirate sempre bene, vedete? Così tutto il giro, ci vediamo dopo. E adesso, come vedete, ho da inserire la ultima super duo e mi devo collegare anche con la 11.0 di sempre. Mi collego ed esco. Vedete, sarebbe la terza della fila 1, 2, 3 e uscite. Adesso prendiamo 3, 11, 0 e ci colleghiamo con questo gruppo da 3. Ma entriamo solo nella prima e usciamo, perché questa seconda non viene lavorata. Si salta e si entra in quest'altra, vedete? Così. E tirate sempre bene. Adesso prendiamo le altre 3, 11, 0. E ci colleghiamo non con la prima, ma con la seconda 11, 0, vedete qui. Con questa. Così, posizionatele bene, vedete? Adesso entriamo nella super duo di fianco, si esce, prendiamo 2 11 e ci colleghiamo con il foro alto della super duo e il colore pesca, vedete? Si esce, dopodiché si prendono altre 2 11 0 e si entra nel foro basso della super 2 color pesca, si esce, rientriamo in queste 2 11 0 così. E adesso invece prendiamo 3 11 0 e ci colleghiamo con queste altre due così e usciamo da queste due. All'uscita entriamo nella super duo
vicina, era di colore marrone. Usciamo ed entriamo nella 11 che sta vicino e usciamo. Ed è così. Adesso prendiamo 3, ci colleghiamo con il gruppo da 3. Saltiamo questa, entriamo nella prossima, prendiamo 3, ci colleghiamo non con la prima ma con la seconda, sempre con la 11 che sta vicino alla Super 2. Entriamo nella Super 2. Prendiamo 2-11. Entriamo nel foro alto. Prendiamo 2-11. Entriamo nel foro basso. Così. Vedete? Si rientra nelle 2. La mette a fuoco come si deve. Speriamo che non abbia effetti negativi, nel senso che non si veda bene i passaggi. Poi si prendono 3-11 e si collega con queste 2. Come vedete, si fa così per tutto il giro. Si entra nella Super 2 vicino. Tirate sempre bene. E anche nella, subito dopo, vedete, in questa che sta, nella 11 che sta accanto alla Super 2. E da qui si continua come vi ho appena fatto vedere, 3, ci si collega qui e così via fino alla fine del giro, vedete? Così. Dopodiché ci sarebbe un altro giro, vi farò vedere per stabilizzare meglio il lavoro, ci vediamo dopo. Adesso come vedete sono all'ultimo inserimento delle 3-11-0, mi collego come sempre con le 2, vedete? Esco. E per realizzare il prossimo giro, da qui io mi collego direttamente con la 11 che è proprio di fianco, vedete? Questa qui. Entro in tutte, solamente in questa che sporge la lascio sempre, non la lavoro, la oltrepasso. Vedete? Entro in tutte le altre, che sono 4 di numero, vedete, 2, 3, 4. E quando esco, la stessa cosa, mi collego con questa di fianco, vedete, così, entrate in tutte le altre, e ci si collega con quella di fianco, vedete, sempre così. E qui è un punto che loro si uniscono, è meglio che viene che si fa questa unione, così ha più stabilità e diventa anche più rigida.
E adesso, quando finite questo giro, entrate in questa super duo e per scendere arrivare qui a inserire la perla. Una cosa molto facile, però lo stesso ve la faccio vedere. Con la realizzazione dell'ultimo giro, questo che vi ho fatto vedere, realizzate anche un cappietto da 3 per il perno. E adesso vedete che sono uscita dalla super duo. Inserisco la perla da 8. Prendo una 11, la perla da 8 è una 11. Vedete così. E lì nel punto dove vedete che è in... qui nel punto vedete che si è, dove si unisce, dove viene il filo, vedete? Mettelo dritto e qui che puntate ed entrate dentro nelle perline. Vedete? Il cappietto io l'ho realizzato, avete visto, qui in questo punto, poi si possa mettere dove piace. Finisco il giro e ci vediamo dopo. Ed ecco finiti, ho inserito anche la monachella, mi piacciono tantissimo, sono molto delicati. Come avete visto la realizzazione facile, questo è anche il ciondolo per chi volesse realizzare una parure. Questo è tutto, questi sono i versus e ci vediamo presto. Ciao.